Ma hai finito di lamentarti o no? Dobbiamo uscire, dobbiamo. Ok, cercherò di presentare alcune nostre creazioni. È una splendida lampada, ovviamente una lampada a spinotto che passa più luce possibile con una lampadina LED. Una lampada che potete vedere sui nostri video come è stata creata, con 19 roselline piccoli, piccoli, bellissimi, graziose. È un bouquet. È un bouquet che va benissimo come un regalo per ogni occasione o per allestire tavole importanti. Bene, qua abbiamo un'altra bamboniera. Più piccola ma sempre molto graziosa, qualsiasi colore, qualsiasi diametro possiamo lavorare e creare con voi, sempre per allestire le tavole o come semplicemente usare come una bomboniera, utile per allestire le tavole e per regalare ai vostri ospiti. Sempre una bomboniera o un centrotavolo con chili profumate. Con lucine che si accendono e spengono a vostro piacimento a batteria. È una creazione per tavolini dal bar, un locale che si può usare di notte con queste lucine, di sera, sia all'esterno sia all'interno. E usare contenitore per qualsiasi cosa, anche per lo zucchero o per un scontrino, perché no? Per un conto, un bellissimo lumino, lo chiamiamo così, un lumino che potete mettere vicino alle foto dei vostri cari in casa o anche in cimitero, perché no? Io la metto in casa per i miei cari. Questo alcune nostre creazioni che diciamo al momento avremo in casa. Poi tutto il resto guardate sul nostro canale YouTube o su Instagram, pagina Instagram VG Illumina, creazione eventi, fiori, hobby, un gruppo di Facebook VG Illumina. Guardate le altre tante diverse creazioni da noi. Grazie a tutti. L'ultimo tocco, un po' di essenza di lavanda. Per profumare il nostro bouquet. E voilà, pronto per essere consegnato. Non combattere l'oscurità, porta la luce, l'oscurità scomparirà. E questa una vera laurea della vita. Ok, adesso vediamo cos'è uscito fuori.
due pensiline per Pasqua, Toledo Pulcino, si può usare tutto l'anno. Buona giornata, cuoricini, e buona Pasqua a tutti. Eccoci qua. Le nostre roselline con i nostri pulcini, con lucini dentro. Guardate che carine. Le lucine si accendono. Deve mettere un posto un po' più. La rosa si stacca, pulcino esce fuori. Tutti sono libere, tutti sono sirene. E voilà, l'ho presa col fogliettino, guardate, come forse una foglia della rosa, per questo non lo fate i fogliettini per la rosa, perché secondo me andava fatta così. Semplice. Eccoci qua. Adesso dobbiamo solo capire da dove uscite queste uova? Non poniamo la domanda che è stato creato prima uovo alla gallina. Buona giornata a tutti. Digi illumina nostra creazione per ogni occasione. Sì, ci divertiamo così. Ecco, adesso vi presento l'ultima creazione proprio creata al volo. Guardate, con le petale libere, lucine dentro, tre roselline color arancio, mandarino, non saprei definirla, è bellissima. Comunque, sono profumatissime, l'ho messa una goccina di profumo, olio profumato, e i nostri pulcini per la Pasqua, sempre liberi, tutto staccabile, sempre con lucine dentro. Io direi è un bellissimo pensiero. Come te, vecchio. Sì, te la Fermati! Non ce l'ho!